Come va in generale? Come va? Male. Ecco qualcuno che non ascolta il TG1. Benissimo. Insomma, cos'è che vogliono questi giudici? Lui è Silvio Berlusconi, cribbio! Silvio Lolito Berlusconi, dai! La Costituzione gli va stretta, dai! Non puoi costringere uno come Silvio Berlusconi dentro la Costituzione! Lui è un fuoriclasse, dai! È come costringere Tiger Woods a giocare a golf dentro uno sgabuzzino, dai! Ma nonostante Berlusconi avesse minacciato i giudici con una motosega, per fortuna la Corte ha bocciato il lodo Alfano. Oh, finalmente, Berlusconi è finito. Vi do la buona novella qui dal Paladozza di Bologna. Berlusconi è finito. Andrà a processo per il caso Mills, verrà condannato per corruzione, interdizione dai pubblici uffici, fine del regno birbonico. Possiamo festeggiare. È bello sentirselo dire. Io però ci credo e, anzi, per festeggiare ho anche fatto preparare una torta gigantesca per tutti qua dietro le quinte, ma purtroppo 2 minuti fa la spogliarellista dentro la torta ha avuto le mestruazioni. Vatti a fidare i tarantini proprio. E così... E così dovremmo rimandare. Oh, lo so ragazzi, è anche quella una farcitura. Ma non si può mangiare, non si può mangiare. Me l'ha detto Frisullo, me l'ha detto, quindi. Avete presente Frisullo? Gli era detto: le donne non pensavo fossero escort e le incontravo sempre con i loro genitori. Certo. Lo so, sono tempi bui. L'altro giorno apro il giornale, il governo cala nei sondaggi. Mi chiedo come mai. Ma la fiducia dell'Italia in Berlusconi è oltre il 60%. Poso il giornale, esco dalla stanza, torno dopo 5 minuti, la notizia era ancora lì. La fiducia dell'Italia in Berlusconi è oltre il 60%. Non importa che la sua politica è reazionaria e classista, tagli i salari e gli investimenti, distrugga la scuola, la sanità, la ricerca, l'ambiente, metta la mordacchia alla giustizia, all'informazione libera, alla satira. Non importano le leggi ad personam, i conflitti di interesse, la gestione delle emergenze affidata a una cricca, non importa il disprezzo della Costituzione, del Parlamento e della divisione dei poteri, non importano gli attacchi al Presidente della Repubblica, all'unità sociale e istituzionale del Paese, non importano lo sdoganamento del fascismo, il razzismo di Stato, le guerre criminali, il ritorno al nucleare, non importa che un affarista senza scrupoli metta al servizio della sua azienda e i suoi problemi con la legge l'intera macchina dello Stato, una cosa che non c'era neanche all'epoca del fascismo, tutto questo non importa. La fiducia dell'Italia in Berlusconi, secondo i sondaggi, è oltre il 60%. Come si spiega tutto ciò? Io ho una mia teoria. Quando fai sesso anale con la tua ragazza, l'esperto distingue 3 fasi. Nella prima fase la donna è in ginocchio sul letto, gattoni, le braccia tese, che attende di essere inculata dal tuo silos di carne. La penetrazione non è ancora cominciata, ma il tuo dirigibile sta già esercitando una pressione costante sul suo buco del culo, che in questa fase è ancora reticente. Ci sta così per un po'. Come va? Insomma. Vedo che sapete di cosa sto parlando. A un certo punto... il suo buco del culo timidamente si apre come un ranuncolo a primavera. È la seconda fase. Il tuo martello pneumatico comincia a aprirsi un varco. Lei allora si gira e ti guarda sbigottita, incredula, come uno scarafaggio schiacciato da Madre Teresa. Poi si appoggia sui gomiti e comincia a gemere. Ah, 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 ah. Sembra non volerlo, ma in realtà lo vuole. Ah, ah, ah. E questo è molto eccitante. Almeno per te. Per lei un po' meno, perché in questa fase il suo buco del culo brucia come un anello di cipolla.
E arriviamo così all'improvviso alla terza fase. La donna cede di schianto, si appoggia sul materasso con la guancia, inarca la schiena e ti offre il suo culo Euro 5 completamente aperto e disossato. Non c'è più dolore, c'è solo piacere. E ti urla, sì, 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 oh, sì, sì. L'Italia con Berlusconi è in questa terza fase. Sì, sì, oh, sì, oh, sì, oh, sì, oh. Oh, sì, sì, oh, sbarrami sulla schiena, sì, oh, ma attento ai capelli. Oh. Oltre il 60%, incredibile, ma credibile. Questo paradosso, in realtà, infatti, è solo apparente. I motivi che lo spiegano sono tre e corrispondono, guarda caso, alle tre fasi dell'inculata. Primo motivo, il progetto. Berlusconi aveva un progetto e ha impiegato tutti i mezzi, leciti e non, per portarlo avanti. È la prima fase, la pressione costante. Secondo motivo, la mediocrità dell'opposizione e il servilismo di certi giornalisti. È la seconda fase. È la seconda fase, non c'è più resistenza, l'ano si apre. Terzo motivo, il carattere degli italiani. Non noi, gli altri, ok? È la fase 3, l'orgasmo da sottomissione, o per dirla con le parole di Sacca, presidente, lei è amato proprio nel paese, guardi, glielo dico senza nessuna piangeria, c'è un vuoto che lei riempie anche emotivamente. E Berlusconi, è una cosa imbarazzante, e Sacca, ma è bellissima però, sì, sì, oh, sì, sì, sì. O per dirla con Innocenzi, quello della G-Com, Berlusconi mi manda a fare in culo di 3 ore, è bellissimo. Pressione costante, l'ano si apre, orgasmo. E così dai e dai, dopo 20 anni siamo arrivati all'egemonia berlusconiana. Berlusconi in questo momento controlla tutto. Come ci è arrivato? Lo sappiamo. Prima Berlusconi ha edificato un impero mediatico con fondi neri Oliberian Craxi, finanziamenti enormi da banche infiltrate dalla P2, Dell'Utri che fa da cerniera fra la mafia e il gruppo Berlusconi, Previt che gli porta la Mondadori corrompendo un giudice con soldi, Fininvest. Berlusconi a volte ha dei rimorsi, poi però pensa quanto è ricco e tutto passa, ok? D'altra parte cerchiamo di capirlo, Berlusconi ha bisogno di tutti quei soldi, perché senza tutti quei soldi, Silvio Berlusconi sarebbe Paolo Berlusconi, no? E poi attraverso questo impero mediatico si è buttato in politica per farsi leggi ad personam, evitare i processi, chiudere i programmi TV che ne parlano. Questa è la storia vera che emerge dai processi. Nella storia inventata da lui, invece, lui è il miglior statista degli ultimi 150 anni, sceso in campo per fare il bene del paese, per difendere i valori cattolici, ma ostacolato dai giudici comunisti. Ora, chi racconta la storia vera fa giornalismo, chi racconta la storia inventata da lui fa propaganda. E se non capite la differenza, non preoccupatevi, non la capisce neppure Minzolini, eppure se la passa bene lo stesso. A questo proposito, c'è chi ha parlato a questo proposito di prostituzione intellettuale, ma c'è una grande differenza fra una prostituta e certi giornalisti. Ci sono cose che una prostituta non fa. Per questo esistono le escort. L'uso che Minzolini, come si chiama quell'altro? Masi, no, ma quell'altro, Berlusconi, hanno fatto della televisione pubblica pagata coi soldi di tutti, è un uso criminoso. Oh. Erano 8 anni che aspettavo di dirlo, ok? Questa è...